Viaggiare per la Basilicata è come provare un'emozione che ti porta ad amare la natura, la gente e le sue tradizioni. Ogni paese di questa piccola regione è avvolto da un'atmosfera che lascia a bocca aperta anche i viaggiatori più esperti. Alle pendici del Monte Vulture, nella parte settentrionale della regione, adagiato sulle dorsali di un vulcano ormai estinto, si trova il comune di Rapolla. Pare che la presenza dei Greci nell'area del Vulture abbia dato vita e nome all'antica città di Apollo, così denominata per la presenza di un tempio dedicato al culto del dio Apollo. Nel corso dei secoli sul suo territorio si sono avvicendati vari popoli, dai Greci ai Bizantini, ai Longobardi, dai Franchi ai Saraceni. Rinomata oggi per la fiorente tradizione olearia, Rapolla ha ospitato dall'11 al 12 ottobre la sesta edizione della manifestazione Parco Urbano delle Cantine. L'evento è stato finalizzato non solo per la promozione dell'olio extravergine d'oliva, ma anche per la valorizzazione degli altri prodotti tipici locali, quali la castagna, l'aglianico doc, i salumi e i formaggi. Prodotti che a Rapolla trovano il loro traguardo di eccellenza in termini di qualità e quantità. L'amministrazione che mi onoro di rappresentare, l'amministrazione comunale di Rapolla, ha inteso intraprendere una nuova politica integrata che è volta alla valorizzazione del nostro territorio, alle peculiarità del territorio, alle tipicità. Cantine aperte, questa manifestazione dell'11 e 12 di ottobre, quindi è inserita in un programma di iniziative nell'autunno rapollese, a cui seguirà una manifestazione del 30 di novembre che è Pane, Olio in Frantoio, e poi i mercatini di Natale, un'altra manifestazione del 19, 20 e 21 di dicembre. L'obiettivo è quello, appunto, dicevo prima, di valorizzare il nostro territorio, di valorizzare la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra storia e soprattutto l'enogastronomia, quindi i prodotti tipici dell'economia del territorio del Vulture, che è un'economia prettamente agricola. E parliamo di vino doc aglianico, di olio extravergine di oliva e di castagne. È un'occasione bella perché dà la possibilità ai visitatori non solo di degustare nello scenario delle cantine aperte, un parco urbano delle cantine che è molto bello, quindi sono grotte ipogee scavate nel tufo, antichissime, quindi anche una manifestazione che vuole tipicizzare non solo i prodotti ma anche i luoghi nei quali farli degustare. Penso che è un'occasione anche molto significativa per far conoscere l'intero territorio del Vulture Melfese. Infatti questa è un'iniziativa che, oltre a valorizzare la comunità rapollese, penso dia ampia visibilità all'intero territorio del Vulture Melfese, che dovrebbe lavorare serenamente assieme per dare risalto e visibilità a un'area che ha bisogno di più attenzioni, ma ha bisogno anche del protagonismo di coloro che svolgono quotidianamente un'azione politico-istituzionale, che dovrebbero, con senso di responsabilità, impiegare tutte le loro energie per la valorizzazione del territorio, della nostra storia. Noi quest'anno vogliamo tipicizzare il nostro prodotto locale, tant'è vero che nelle nostre cantine osterie, si può vedere in ogni cantina osteria che abbiamo dato un nome particolare alle cantine, che è la nostra tradizione, la nostra storia dei prodotti tipici e della nostra tradizione. Quest'anno si può degustare solo e solamente prodotti tipici, per cui panini, birre, tutte queste cose qua che non fanno parte della nostra cultura, della nostra tradizione, non ci sono in questa edizione qua. E noi di prodotti tipici ne abbiamo abbastanza, cioè noi abbiamo la castagna, noi abbiamo il vino, l'aglianico e abbiamo l'olio che è rinomato in tutta la Basilicata, per dire in tutta la nazione. Per cui quest'anno noi la vogliamo specificare, ripeto, solamente prodotti tipici.
Poi in questa manifestazione io ho cercato di invitare un po' tutti i camperisti della zona, tant'è vero che è presente il presidente dei camperisti della regione Basilicata, che è venuto qua con 50-60 camper. Ci sono gente che viene dalla Puglia, dalla Campania, dal Molise, perché questa qua è una cosa diversa, cioè loro vogliono e apprezzano questa tipicità del nostro prodotto, per cui ci invitano sempre a continuare in questa soluzione qua. Nei giorni della sagra, la piazza di Fosso Tiglia si è trasformata in una lunga tavolata di stand imbanditi con le eccellenze dei prodotti locali. A fare da scenario, anche le antichissime grotte cantine scavate nel tufo che per l'occasione sono state aperte al pubblico e trasformate in taverne, pronte ad accogliere i visitatori. Particolare che si trova nelle cantine stesse oppure di uno strumento di lavoro agricolo. All'interno della festa si possono degustare dei piatti tipici come ad esempio la macquarnar con i ceci, che sarebbe una maccheronata, ucutturid, ossia una pecora bollita con degli aromi, peperoni cruschi, parmigiana, fagiolate e così via. Nella nostra cantina offriamo dei peperoni cruschi con uova fritte e patate, che è un piatto tipico del paese. Da diversi secoli ed è, diciamo, un esempio delle caratteristiche grotte cantine che ci sono qui a Rapolla, scavate nel tufo a mano con lo scalpello tantissimi secoli fa. Accompagnato da balli, musiche folcloristiche, oltre che dagli spettacoli in costume tipico sulla pigiatura dell'uva e dallo spettacolo teatrale Amore di Brigantessa, realizzato dai ragazzi di Rapolla sotto l'attenta regia di Alba Tamarazzo. Un raggruppato di cantine che si trova al nostro interno del nostro paese, dove siamo alla sesta edizione, e l'obiettivo del Borgo delle Cantine è quello di valorizzare le nostre cantine, i nostri prodotti tipici della nostra terra e del nostro territorio. Questa festa vuole valorizzare i nostri prodotti tipici e la nostra storia, tant'è che all'interno della manifestazione Cantine Aperte abbiamo inserito anche delle manifestazioni dove va a rievocare la storia di Rapolla. Quella del corteo storico, quella del una recita, chiamiamola così, dove si parla del brigantaggio. E poi c'è un corteo dove rievoca la nostra storia, quanto il re Manfredi assalì la città di Rapolla distruggendola contro il dominio della Chiesa. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a portare sul nostro territorio più turismo rispetto a quello che oggi Rapolla ha.
anche perché noi abbiamo molte risorse sia culturali che storiche. Noi già un mesetto fa abbiamo raggiunto un obiettivo, dopo un anno di amministrazione siamo riusciti a portare a casa la statua lignea di Santa Maria in Nerice, una statua che mancava dal nostro paese da tanto tempo. Siamo riusciti a portarla a casa e quindi è un pezzo che si è aggiunto alla nostra storia, al nostro patrimonio storico, insieme alla statua di San Biagio, al quadro dell'Assunta, alla nostra cattedrale, alla chiesa di Santa Lucia e alla chiesa di San Biagio. L'iniziativa dell'amministrazione comunale, la sesta edizione. Pertanto cerchiamo di portare avanti questa caratteristica del nostro borgo, che si chiama proprio appunto Borgo delle Cantine. Cerchiamo di rappresentare i nostri prodotti tipici, quindi abbiamo delle cantine aperte che loro stesso fanno dei prodotti tipici, quindi ogni cantina ha un menù particolare. Il menù particolare quindi invoglia le persone che vengono da noi a mangiare e quindi ad assaporare i nostri prodotti. Nel corso delle due giornate della manifestazione, voluta dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali, non sono mancati momenti di riflessione su tematiche come lo sviluppo locale dell'area, tema trattato nel convegno presieduto dal sindaco di Rapolla, Michele Sonnessa, a cui hanno partecipato anche l'assessore regionale all'agricoltura, Roberto Falotico, il consigliere regionale Donato Salvatore, il vicepresidente della Federazione Camperisti di Basilicata, Michele Santospirito, e l'organizzatore della Sagra, Giovanni Sisti, che hanno condiviso le linee guida di un turismo culturale quale mezzo per poter arrivare a una promozione di qualità dell'aria, soprattutto attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici che un territorio può offrire. Aperte offre l'opportunità non soltanto di incrociare il vino sotto il profilo alimentare, ma innanzitutto di incrociarlo da un punto di vista culturale, quindi il vino come lavoro, come capacità di produrlo, come capacità di commercializzarlo, ma in modo particolare come capacità di raccontare un territorio. Aver aperto le cantine, far vedere appunto i luoghi dove il vino viene trasformato, quindi dalle uve passiamo chiaramente alla pigiatura e quindi poi alla stagionatura di questo prodotto, e avere per dire qualità di Aglianico, insomma ormai riconosciuto in tutto il mondo, così di levatura importante, questo sta a significare che aprire una cantina significa aprire lo scrigno più prezioso di un territorio. E il vulture è appunto questo, è vino, è olio, il vulture è sicuramente storia, e dire che si può slegare il tema della valorizzazione commerciale dei prodotti con il tema di come questi prodotti possono essere evidentemente sempre di più presentati, non soltanto sotto l'aspetto appunto economico, ma sotto l'aspetto culturale, io credo che questa è la cosa più importante da fare. Noi lo stiamo facendo anche con Orizzonti Lucani, e questo è il marchio ombrello che darà sempre di più voce anche a iniziative come questa, e credo che insomma l'amministrazione civile di questo comune bene ha fatto a far diventare un evento proprio questa riapertura delle cantine della Polizia. Anche questo evento serve per cercare di valorizzare tutto il territorio e quindi anche tutte i prodotti agricoli che offre questo territorio, tra cui ricordiamo l'aglianico, che è uno dei prodotti, l'aglianico del Vulture, che è uno dei prodotti principe della zona, l'olio extravergine a cui stiamo aspettando anche il DOP. Io come assessore all'agricoltura stiamo cercando di trascinare la gente, i giovani, a cercare di
di prendere in considerazione di nuovo l'agricoltura, come, perché il nostro territorio è prettamente agricolo e se le istituzioni ci credono veramente, io credo che la Basilicata può essere una regione traino per prodotti agricoli a livello nazionale e anche mondiale, perché non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Confermare il successo dell'edizione 2008 Parco Urbano delle Cantine, la numerosa presenza di turisti provenienti dalla nostra regione e da quelle limitrofe, ma anche l'ampia partecipazione di camperisti ospitati per l'occasione presso il campo sportivo comunale, provenienti da tutto il territorio nazionale. Devo dire che d'intesa con l'amministrazione comunale e gli organizzatori abbiamo anche curato la presenza dei camper del turismo itinerante qui a Rapolla. Molti non conoscevano questo borgo, devo dire che è stata una piacevole sorpresa per tanti, perché molti sono della regione Basilicata, altri sono di fuori regione. Quindi è sempre un piacere, no, in un percorso importante che ci porta ai luoghi federiciani e anche a un tiro di schioppo dalla patria di Orazio, no? Da Venosa. Quindi promuoviamo, così com'è nei dettami statutari, il turismo sul territorio. Questo lo facciamo in ogni angolo della nostra regione, però a noi interessa anche molto far venire da fuori regione, ma è nostro augurio e auspicio far venire da molto lontano, anche da Trento o dalla Sicilia, camperisti che scoprono una realtà, un borgo, un paese così bello e pittoresco come Rapolla, che tra l'altro poi annovera anche notevoli monumenti e anche ha molta storia a suo vantaggio. Noi muoviamo sul territorio la nostra azione proprio per creare anche un beneficio di natura economica e un apporto alla conoscenza storico-culturale dei siti dove andiamo. Credo che bisogna fare un lavoro da parte delle imprese, da parte delle associazioni di categoria per mettere meglio a valore questi prodotti. Poi dobbiamo puntare su uno sviluppo turistico che faccia dell'enogastronomia e dei beni storico-culturali, dal Castello di Melfi al Castello di Lagopesola a Venosa, faccia di queste risorse un punto di vera attrattività per il flusso turistico sia nazionale che internazionale, ma soprattutto per il flusso di prossimità, cioè i pugliesi che tendono a venire in maniera ripetuta da queste parti per godere il nostro paesaggio, le nostre bellezze e anche i nostri prodotti tipici. Ricordo del tempo passato, un suggestivo corteo medievale ha rievocato l'evento storico della distruzione di Rapolla avvenuta nel 1254 per mano di Galvano Lancia, dopo che gli abitanti dell'antico feudo, sopillati dal vescovo e schieratisi dalla parte del Papa Innocenzo IV, si rifiutarono di riconoscere la reggenza del re Manfredi di cui Galvano era mandatario. La rievocazione storica è stata curata dall'Associazione Falconieri di Melfi, a cui ha fatto da cornice lo spettacolo degli sbandieratori di Lucera. Siamo giunti quindi al momento conclusivo della manifestazione Cantine Aperte.
e a me ovviamente come sindaco, come rappresentante di questa amministrazione, non mi resta che ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione. Veramente quest'anno siamo andati al di là di ogni aspettativa, c'è una partecipazione di visitatori notevole che ha davvero soddisfatto tutti, e quindi questo, penso che questo sia il risultato più importante della Sacra Cantina Aperta. Ringrazio tutte le associazioni che hanno voluto collaborare, ringrazio i proprietari delle cantine che hanno capito il messaggio lanciato all'amministrazione, quanto era importante aprire le cantine per rendere la migliore riuscita della manifestazione, ma soprattutto il mio ringraziamento va ai tantissimi giovani che penso hanno dato un contributo fondamentale alla riuscita della manifestazione. Abbiamo impegnato tantissimi ragazzi, tantissime ragazze nelle iniziative teatrali, nelle visite guidate alla nostra cittadina, e quindi a loro principalmente va il mio ringraziamento per quanto hanno fatto. È un risultato che raggiungiamo non solo per la nostra comunità, ma per tutto il territorio. L'obiettivo penso che sia stato centrato in pieno, tutte le attività, gli artigiani, tutti coloro che hanno partecipato sono soddisfatti, e principalmente sono soddisfatto anch'io come rappresentante di questa comunità. E mi auguro che l'anno prossimo anche coloro che non hanno partecipato, guardando questo servizio, saranno invogliati ancor più a venire qui a Rapolla. Rapolla è un paese ospitale e come tale ci auguriamo di poter dare questa ospitalità, questa accoglienza anche a tutti coloro che quest'anno non hanno partecipato. Grazie nuovamente. La Sagra Rapollese è stata l'occasione per ricordare che l'area del Vulture è una zona in cui cibo e tradizioni locali sono passepartout, per scoprire un angolo della Basilicata ancora incontaminato.